Si chiama Giorgio Tovazzi, è il colono qua ecco perché, delle spiazze, perché è venuto ad Delle abitare quando probabilmente qui sotto non c'era quasi nulla. spiazze. Ma Maria Piaget riserveva al museo. Io nella vita ho sempre messo lì, messo lì, messo lì, ho messo sul museo, no? L'abbiamo nella casa del comune. Vicino dove siete stati l'altro martedì, vicino alla casa legata. È il gazer, parlando un dialetto, è il gazer che vede, perché mi e anche i fiori, e Sandrio, Binaraum, tutta la roba per Vecia, tutta la roba per il museo. Da sempre, da giovane, su e su, sempre. E la passione per la roba vecchia che si adoperava allora, eccetera, eccetera. Poi io sono nato in quegli anni proprio lì, insomma, che non c'era niente. Poche parole. Qui sono le fisarmoniche vecchie perché io ho suonato la fisarmonica fino ai 35 anni e che dopo tutti i miei sei figli, che ne ho sei, quattro maschi e due femmine, hanno fatto tutti musica, studiato musica. Qui c'era bosco, non proprio veramente bosco, tutto sgrebem, si chiama. In dialetto, sgrebem, sassi, eccetera, eccetera. Quando io ho comperato qua, del 65, ho trovato un melograno che è là. Ecco perché si chiama Ranch del Melograno. Un melograno che non ho mai visto, ce ne sono melograni, ma però tutti di allevamento, che vengono a squilla, ne fa su. E queste sono le cave dei sassi da fare. Le finestre, le porte, eccetera, eccetera. Roveretto vecchio è stato fatto tutte con questa qua. Con la pietra che viene da qui. 5.800 metri questa qua. Una c'è là, l'altra è subito sotto là, perché insegna agli ammassari, Sì. un'altra, insomma ne ha 5 in fila. Se vi sedete attorno, attorno. Allora, questa era la casetta, tutta in sassi, dei scalpellini, quelli che cavavano la pietra qua. Venivano qua, dormivano e anche mangiavano, insomma, perché quello che era, tutto lì. E allora io dopo l'ho realizzata quando sono venuto qua a abitare, nel 67, che sono qua. Com'è che si usava il corno? Il corno lo usavano da una valle all'altra per caccia e anche per trasmettere certi messaggi. Allora, sai il castello là? Castel Pietra? C'è una torretta fuori in cima, la guardiola, no? E lì avevano, allora non c'era mica il coso, no? Con quello lì, conforme suonavano, l'hai fatta mamma, l'anno è mica. Questo c'era dentro l'acqua, era appeso alla cintura qui. E quando si tagliava il feno, ogni pezzo da qui e là si dava il filo. Il taglio, si Si ravvivava il taglio, affilava proprio si qui. affilava il taglio, si affilava. Si affilava la faccia che è questa. Manca il manico qua, però Sì. questa è la faccia. Questa è una pietra che viene cavata in Valle di Non. Non ce n'è in tutta Italia, solo in Valle di Non. La cavano ancora. È un dialetto, la prea, che dice. La prea da ferro. Mi piacciono gli uccelli, che vedo che ci sono dei quadri su uccelli così. Sono stato cacciatore 50 anni, però dopo 50 anni no, non diventi più cacciatore, passi dall'altra parte. In un giorno, in un posto qua sopra, la sera, io e mio compagno, che avevamo 18 anni così, no? Ne abbiamo, dopo notte, ne abbiamo contati 2012, tutti presi con le reti, ma ne passavano a miliardi, sempre pieni. Adesso non c'è più niente, è meglio che andando a mangiare fuori i girasoi da dare da mangiare, basta. E chi sta là? Qual è il reperto più antico tra... Miso. Allora, sì, che è? Guarda, vedi questa qui? Io, sono io lì. Quello lì è un becco in croce, ma fuori, libero. L'avevo di sopra,
E dopo da mangiare, vedi che mi prende fuori dalla bocca il coso. Sembra che gli volesse dare un bacio, ma esatto, perché volevo bene. Se volete vi dico, fino ai 45, avevo 15 anni, 45, non è quando che si bombardava, eccetera, eccetera. I giochi che facevamo, tutti all'oratorio, si giocava ai tre pugnati, i giochi che si facevano come loro, erano tutti qua. Allora, una castagna, adesso ci sono le castagne, quelle matte, no? E con tre piume, e le piume sono girate così. E poi si lanciava per aria, via. E sbrizzette, allora andando in montagna, sulla strada, e gli sbrizzetti, i vinciuati così, a tocchi così, no? Taglieve, dentro le vuoto, in tocche de lei, con tocche de fasol, perché le pezze non le era mica se correva io, che veniva fasol, che metteva, pienive di acqua e dopo, addosso a uno o all'altro, come le bolle, non ve ne era allora cane, canete, una canetta, qualcosa. Non era niente, nessuna sorte, non era. E allora qui lì, dove qui lì, no? Dopo tu che doveva fare le bolle, tutte quelle bolle così. Quindi erano i giochi, e dopo nuoto, ma l'estate, sempre pieno così, all'Adige, e fuori al taglio, al biotopo, che era stato bombardato, allora c'erano le buche, saltavano i reservi che erano in cima, blu. Ma sì, manca 30, 40, 50 eravamo lì. Nelle buche delle bombe? Delle bombe. Ma poi l'Ades, più grande, mi ha 13 anni, ho preso la l'Ades. Col Valentino, vengo lì le foto, col Valentino Rosi. Lui, su al ponte di Nomi, appena sotto, metteva una colonda, un palo vecchio e un po' di canele, quelle dei battifratti che sono vuote. E mi leva sul ponte e saltava giù dal ponte, però in piedi, mai con la testa. E dopo ne venne giù, fino a Sacco, fino alla moglie di Sacco. La festa però, gli altri lì se ne erano sempre sotto sequestro. E dopo viene su pian piano a pelle, se era un pompo, se era un perso, se era qualcosa, roseghevano. Dimmi. Nel biotopo c'era la contraerea? No, contraerea era tutta qui sopra. Le Bastie. E dopo là, a Torelli, Bastie. 11 cannoni là, 5 erano qua. Le mitragliere, c'erano le mitragliere in cima, là, le cose. Non andiamo avanti con la guerra perché l'ho vissuta. Allora del 43 un aereo, è passato un aereo, allora c'erano delle cicogne, non aerei da combattimento, le cicogne, uno del paese alto ha visto che una cosa che veniva giù dall'aereo così, no? E si è incendiato la casa. Allora, questo è bello che dica ai bocci, che tempi che era allora, 13 anni mi e 11 mio fratello, Fausto, che è ancora, no? E andavamo in campagna, sotto il paese, dopo il sottopasso verso Cagliano, che c'è la Madonnina, eravamo proprio lì. Io ero davanti col bue, un altro bue piccolo, e cinque vacche attaccate da io. E mio fratello era della zona del Barocimi, che diceva, è un piccolo carro da chi è là, no? Barocimi. Descolzi, senza scarpe, capì? Si andava in campagna senza scarpe. Le scarpe le mettevamo quando andavamo con le bestie su, ai pascoli del bosco, insomma, in poche parole. Tutti correva su, ho visto fumo, corri su, era la mia casa, e la casa del suo nonno che neva. Poi insieme di quella razza lì, ecco. Ma senza scarpe, è quello che voleva dire. Mm-hmm.